Benvenuti al nuovo appuntamento con le top news. Paura a Londra, un elicottero si schianta dopo aver urtato una gru. Parma arrestato l'ex sindaco Vignali. Berlusconi, il PPE con Monti, Daul non rappresenta i popolari europei. Paura a Londra dove un elicottero si è schiantato al suolo vicino alla stazione di Vauxhall dopo aver urtato una gru. A bordo del velivolo solo il pilota, ma ci sarebbe una seconda vittima. Fiamme e panico nell'aria, molto trafficata. La Guardia di Finanza ha arrestato l'ex sindaco del comune di Parma, Pietro Vignali, accusato di peculato e corruzione. Assieme a lui sono finite in manette altre 16 persone. I finanzieri hanno anche sequestrato beni per circa 3 milioni e mezzo. Silvio Berlusconi commenta le parole del capogruppo del PPE Daul, che ha indicato Monti come candidato del Partito Europeo. Quella di Daul è una dichiarazione improvvida, una sua personale valutazione, dice il Cavaliere, e su Monti ruota di scorta del PD. Record negativo per il mercato dell'auto europeo. Nel 2012 le immatricolazioni hanno fatto registrare un calo dell'8,2%, e quanto emerge dalle rilevazioni della CEA, la maglia nera va al nostro paese dove si è registrato un crollo del 19,9%. È di almeno 17 morti e oltre 100 feriti il bilancio di una nuova ondata di attentati che ha scosso le città irachene di Baghdad e Kirkuk. L'attacco che ha provocato il maggior numero di vittime è avvenuto a Kirkuk, dove un kamikaze si è fatto saltare per aria. Proseguono le operazioni militari francesi nel Mali contro i ribelli islamisti. Le truppe di terra si muovono verso nord. I blindati di Parigi si trovano vicino alla città di Diabali, caduta lunedì in mano ai ribelli. L'Inter batte il Bologna 3-2 dopo i tempi supplementari e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Nerazzurri avanti 2-0 fino a 10 minuti dalla fine, poi recupero del Bologna. Decide Ranocchia, altre reti di Guarin, Palaccio, Diamanti e Gabbiadini.